Salve a tutti ragazzi dal vostro Raptor. Dopo essere sbarcato in Formula 1 con il nostro team, la Raptor Racing, adesso iniziano a sentirsi diversi problemini e si iniziano a sentire le spese di mantenimento del team tra progetti, pezzi di ricambio, eccetera, eccetera. Quindi furbamente abbiamo preso il primo volo per un'isola. Siamo arrivati su quest'isola che è l'Isla Sombra per avviare un nuovo giro di affari, Loschi, per far sì che riusciamo a mantenere il nostro team in Formula 1 e racimolare un po' di grana in più per fare tutto. Vediamo cosa ne viene fuori, speriamo di non farci beccare, se no sono problemi nostri sia per questa nuova carriera e sia per il team di Formula 1 che dicono questi fanno staffari loschi. Dobbiamo cacciarli dalla Formula 1, quindi andatevene. Quindi ragazzi, speriamo di non farci pigliare, di non farci acchiappare. E che dire, come al solito prima di iniziare con il video vi invito a iscrivervi al canale, seguirmi su tutti i social che trovate qui sotto in descrizione. Iniziamo questa nuova storia. E chi c'è ragazzi? Nome del cartello Raptor S parte. Ma mettiamo Eddie e Marcus come voce narrante. Ok, e andiamo. Qui non so ragazzi se c'è copyright alle musiche, però ho messo la modalità streamer, quindi non credo sia copyright. Poi se YouTube me lo segnala, ai prossimi video cerco di levare la musica, levo la musica e basta. Questa parte, chi c'è qua? Benvenuto a Isla Sombra, un posto meraviglioso in un mondo strano. Pronti? Se va. Regolo il parco per Marcus. Regoliamo il parco per Marcus. Andiamo qua. Salve, salve, salve. Signorina, un pacco per me? Ehi, hey, hola. Aquí están los suministros que me pediste, Marcus. ¿Tienes efectivo, amigo? Yes. Yeah, diamogli i soldi. Lastima. Adios. E diamogli il pacco a Marcus. Diamogli. Diamoglielo da. Vediamo un po' che ne viene fuori. Allora, metri, andiamo. Qua si scavalca sicuramente, eh sì, come Drug Dealer Simulator il primo. Bene, bene, se va. E questo allora a sto punto sarebbe il nostro rifugio iniziale. Apri. Bene. Apriamo. E si salva.
Salve progressi di gioco nei luoghi sicuri come rifugi, posseduti e bar. Ah, a posto. Quindi possiamo salvare pure i bar adesso. Bene, bene. Hola Marcus. E chi c'è? Thanks, man. Listen, take care of the plants and handle those sales while I clean this mess, huh? Perfetto, amico. Prendi questa roba e usa il vassoio per preparare i pacchetti per i miei amici, ok? Andiamo, prepariamo tutto. Vai. Si prepara. Okay. Allora, i tuoi amici che vogliono? Dimmi. No, dobbiamo scartare le erbe. Scartiamo le erbe. Vai così. A posto. Diario, vassoio, sistema di salvataggio, sorce e parkour. Va bene. Add new packages using the plus sign button and choose their size and quantity. Allora. Bisogna 4 grammi. Ah. Cosa? 2. Quindi 2, 2, 4. Quindi 2, 2, 4. Allora, 2 grammi a 1. A Laura Ramirez. Poi altri 2. A Laura Cruz. Ma tutte Laura si chiamano qua. E poi 4. No. Sì, 4. A Carlos Delgado. Vai. Andiamo. Quindi adesso dovrei andare a consegnare a sto punto. Direi di sì. Direi di sì. Ah, qua si chiude in automatico la porta. Bene. Se ci dimentichiamo almeno si chiude sola. Andiamo a fare le nostre prime 3 consegne, ragazzi. Ma volendo io se scendo da qua per tagliare, che me succede? No, secondo me ci rimango, vabbè, me. Facciamoci tutta la strada. Normalmente. Zompa. Vai. Dobbiamo tenere conto anche della stamina, ragazzi, che qua si consuma pure. Allora. Eccoci qua. Uno sta da qua. Salve, salve. E lei, e lei? E lei, signor Carlos, giusto? Lei vuole 4 grammi. Prego, a lei. Saluti, saluti. Mo' due altri a Laura Cruz e due altri a Laura Ramirez. Prego. Conferma. Ciao, arrivederci. Bye bye. Stammi bene. E questa è l'altra perché vedo che guarda l'orologio, quindi sì. A posto così. I miei amici sono una cosa, ma in generale i clienti non ti aspetteranno per sempre. Apri il telefono per organizzare incontri con altri clienti, non devi farlo immediatamente, ma prima è meglio è. Quindi altri incontri dobbiamo organizzare, quindi. Programmiamo per le 19. Eppure tu per le 19, vai. Andiamo. Diario che mi dice? Quindi adesso dobbiamo andare a farti i pacchetti. E credo di sì a questo punto. Direi di sì. Andiamo. Che alle 17 dobbiamo andare a questi, alle 19. Allora, che devo fare là? Che è sta cosa? 400 metri. Che dobbiamo fare? Vediamo un po'.
paga la tariffa. Lo draghetto, bella, caronto, draghettatore abusivo, ragazzi. Questi meglio soldi se fa con noi, se dobbiamo pagare sempre ogni volta che andiamo e veniamo. Questo diventa miliardario. 50 botta se via. E non va bene, non va bene. E scusa, a nuoto non potremmo arrivare noi volendo. Che non potremmo arrivare. Ma. Ho i miei dubbi, però la devo fare la prova. Se può andare a nuoto. Cosa affoghi. Quindi dobbiamo andare qui. Nuova area scoperta. Arcipelago. Ah, quindi questo è il negozietto. Bene. Che dobbiamo fare? Buongiorno, caro. Inizio conversazione. Hello. Now what do you need? Voglio comprare qualcosa. Un buon cime devo via, no? Giusto. Andiamo. Ce ne possiamo andare. Vederci. Torniamo di nuovo a casa. Iniziamo a fare gli altri pacchetti per questi, che alle 19 abbiamo gli appuntamenti. Vediamo che ci dice Marcus, mo che arriviamo. Ma fammi capire, vuoi ripagare di nuovo? Come porta già in automatico? Eh no. E ripaghiamo. E so 100 sbreuli che se ne sono andati. Va bene. Quindi torniamo a casa. Allora. Così. Ah, tutto il giro abbiamo fatto. Non abbiamo scavalcato sto giro. Va bene. E chi c'è qua? Siamo di ritorno. Oh, look who's here. Quindi qui dobbiamo fare. Allora, dobbiamo scartare con cime. Bene così, però dobbiamo preparare anche due pacchetti. Per quell'altri, aggiungi. E aggiungi. Dico giusto? Ne volevano 2 e 3, ah, 2 e 3. Due e tre. E dove stanno? Tre, aggiungi. E due, aggiungi. Impacchetta e porta. A posto. Bene così. Qui cosa dobbiamo fare? Ok, listen up now so you don't get confused. Attrezzature di laboratorio, both items as well as substances. Labbra degli oggetti e le sostanze. Forward, but notice that the substances are listed in the substance storage section. Always check the recipe and make sure what type of ingredient you need to run it. Che nemo dobbiamo fare? No, che sto a fare? Crea. Utilizza attrezzatura del laboratorio per produrre e mescolare droghe. Il nascondiglio ti offre spazi di archiviazione aggiuntivi in ogni tuo rifugio. Va bene. Quindi abbiamo fatto la pianta d'indica.
Nascondi gli stash e negozio articoli, va bene. Ciao amico, potresti consegnarmi i telegrammi? Yes. Sempre alle 19, pure te. Confermiamo. Lasciamo due grammi altri e andiamo a dargli a quest'altro. Al signor Carlos. Ma non siamo andati prima da Carlos, che non eravamo andati prima. Va bene. Essiccatore ibrido. Ah, a posto. Qua dobbiamo essiccare il tutto. Vai. Non è abbastanza ingredienti. Quindi. Ah, dobbiamo aspettare, ragazzi, che si faccia e poi la essicchiamo. Intanto io me ne vado in città. Aspettiamo le 19. E facciamo le altre consegne a quest'altri. Ce ne sono altri che vuole niente? Raccoglio di sicca e fiori di cannabis. Vabbè, lo facciamo che torniamo. Cosa almeno me li fa tutti. Qua non so se ci vogliono 16 minuti reali però, eh. Io non so se ci vogliono 16 minuti reali. Ah, quest'altra la vuoi di nuovo, vai. Alle 19 pure te. Vabbè, raga, allora aspettiamo all'ultimo. Fino all'ultimo momento, a sto punto, casomai ci chiamano per qualche merce che vogliono. E poi usciamo verso le 6 da casa. E andiamo a consegnare quest'altri. Sono le 2. Andiamo a fare... Ah sì, 2 grammi per quest'altra. Vai così. Aggiungi in pacchietta, a posto. Allora qui... Richiesta di creazione, 14 minuti. E che ho fatto? Danno? Abbiamo eliminato quello che stavamo a fare? E direi di sì. Quest'altra 2 pure lei. Sempre alle 19. Oh, abbiamo fatto bene a ritornare a casa, così almeno ci programmiamo queste vendite e andiamo a consegnarle una volta usciti. Vai. Abbiamo piati? Direi di sì. Cinque vendite alle 19. A posto. E qui dobbiamo aspettare che sicchia allora il tutto. Per poi far sì che... Prepara per prima. Non ti bastano gli ingredienti. Non hai abbastanza ingredienti. Va bene, questo l'abbiamo capito. E dobbiamo aspettare solamente qua. A sto punto, lì intanto che mi dice Marcus. Not a good time, come back later. Awesome, see you later. Allora. In mappa, attiva, disattiva, trasparenza, che è? Ah, a posto. Bene. Allora a questo punto aspettiamo che finisca. Il tutto. Essiccatore ibrido. Cannabis indica. Essiccazione dei fiori freschi indica 31 secondi. E allora perché mo me sta a mettere un bordello? Qua. 14 minuti qua vuole questo. E vabbè. Ma se io questo lo piglio qua, lo metto qua, giusto? Poi lo metto qua. No? Aspetta. 25 ne posso fare qua. Eh sì. 25, bene.
Parla con Marcus. Ah, così dovevo farlo ora. E quindi qua non mi serve questa. A sto punto metterei altri qua 25, pure da qua. Vai, e abbiamo pieno tutti e due gli essiccatori. Okay, che dici, Marcus? Andare a trovare Lanzo. Espansioni, consiglierei di cambiarti prima di andare. Esempio, lo straccio. Se della roba nel mare al piano di sopra e uno zeno se ne hai bisogno. Capito? Take these amber gemstones and sell them to Helen on your way out. Helen, mentre esci, posto. Quindi andiamo da Helen a vendere ste cose. Se la troviamo, sta Helen. E poi dobbiamo andare a trovare Lanzo. Però dobbiamo cambiarci, che sembriamo degli stracci, ha detto il ragazzo qui. E va bene. You can dress up and access your collection from allora, le aziende vestiti ma finiscono sulle statistiche, sulle dimensioni dell'inventario, sul numero di slot di accesso rapido. Ah, posto. Dovresti vestirti in base al tuo stile di gioco e la missione che stai seguendo. Va bene, allora, scarpe di ginnastica per andare da Lanzo. Nel mentre. Agilità più 10, più 5, più 3. E quindi a sto punto andiamo così. Andiamo così. Mettiamo lo zaino. Mettiamo il cappellino. E confermiamo. A posto. Quindi sono le 16, ragazzi. Tra 3 ore. Abbiamo le consegne. Equipaggio vestiti diversi per cambiare le statistiche del tuo personaggio. Ah, quindi i vestiti servono pure per le statistiche. Eh sì, va bene così. Qua che si dice? Ok. 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 Ah, va bene, quindi qua fa in automatico. Bene, bene. Allora usciamo da casa, speriamo che non ci chiama nessuno per la mercanzia da nuovo, se no dobbiamo ritornare indietro. E andiamo a trovare Lanzo. Poi dobbiamo trovare Helen. E poi vendiamo la roba ai nostri compratori. Quindi a 400 metri credo sia Lanzo, se non sbaglio. Però qua c'è l'altra. Aspettate, vediamo se è qui Helen. Ah, ecco Helen. Allora, dobbiamo vendere Ambra, questo non è tuo. Scusatemi, perché non è mio? Che se vendi diversi oggetti commerciante devi guadagnare più soldi. E ho capito, ma se mi ha detto che devo vendergli l'Ambra a quest'altra. Scusa, Acqua, salsiccia, birra, sigarette, biglietto dell'autobus, buste di plastica e sacchetto di plastica. E quindi che spesa che dobbiamo vendere a questa? Bah, sta cosa non l'ho capita, ragazzi. Dice che dobbiamo vendere ad Ambra. Parla con Helen, tecnologia e sviluppo. Visita Helen per sapere di più sulla sua offerta di vendita. Ah, ecco. Passa da me una cosa, le compro a un ottimo prezzo. Puoi trovarle sulle spiagge vicine. In futuro pagherò anche di più per i gestini fatti a mano. A posto. Ottenuto delle nuove ricette. Bene. Vendi l'Ambra a Helen.
vuelto para comprar algo? ¿Cómo va? Nunca he oído nada sobre eso. Bienvenido de nuevo. ¿Necesitas algo? Quindi dobbiamo vendere l'ambra. Però che me da? Non me da niente. Filtro per categoria. Scusa, raga, non c'ho niente io qua. Che gli devo vendere a questo? Eso es todo? Bueno, vabbè, vai a fanculo, va, Helen. Andiamo da Lanzo. Ah, sono pure le 17. Bene. Dobbiamo capire come vendere l'ambra a quest'altra. Ma a me sa che la dobbiamo pure trovare prima. A sto punto. Ah, ma qua volendo posso andare anche nuotando. Sì, però metti secoli per andare. No, là conviene sempre un raghetto pure che ti costa caro. Cioè, caro 100 a botta. Andate e venire. È un po' tantino, però penso che i soldi li facciamo. Quindi, se va. Quindi per quest'ambra, a quanto sto a capire, la dobbiamo trovare sulle spiagge e poi la vendiamo da lei. Ma quest'altro Marcus ci ha detto che ce l'avevamo già addosso l'ambra, quindi la dovevamo vendere solamente. Poi arriviamo qui e non c'è. Babbo. Andiamo da Lanzo, vai. Okay, now listen up, huh? As that's a good one. To help yourself finding stuff around. Usa il senso ambientale. Push that button, and it will mark various points of interest around you. Will come in handy later, I promise. E qual è il bene. Un mouse, la rotella del mouse, va bene così. Che vuole? Potenziale cliente. No, non ce n'ho ancora la zia. Fetamina ancora dobbiamo fa. Mi dispiace. Quindi Lanzo dovrebbe sta qui. Quest'altra potenziale cliente pure. Ma mi sa che mi dovevo portare un po' di assaggini, diciamo. Così glieli do a questi. Qua me sbiello se me butto. Dove vede? Credo di no. Infatti. Ecco. Mi sono buggato nella casa, ma sono uscito lo stesso, va bene. Dove sta quest'altro? Eccolo qua. Lanzo. Apri. Salve. Sei tu Lanzo? Well, I'll be damned. Am I old and blind or is that actually you? Me? What are you doing here? I've heard about some drug deal going on with Lanzo. That you? Hell, listen, we gotta catch up. Do your thing, I'll settle my business with Lanzo after you leave, and then we can meet at my boat. How's that sound? A parlare. A casa mia, come suona? Va bene. Ci vediamo dopo. Lanzo, salve. Che dici? Sono l'amico di Marcus, sono stato incaricato di venirti a cercare. Right, right. Chiaro, chiaro. Nice to meet you. Piacere di conoscerti, io sono Lanzo. Se vuoi fare affari nell'arcipelago, devi trattare con me, ti aiuterò ad avviare la tua attività e mi terrò una percentuale delle tue entrate. Domande? Vabbè, tutto chiaro, va. Bene. Quindi mo dobbiamo andare ai clienti, ragazzi. Sono fatte le 19. Vabbè, torno dopo da Lanzo. Mo devo andare a consegnare, ragazzi. Devo andare a consegnare.
ai clienti dove stiamo noi. Dobbiamo andare a consegnare, ragazzi, dobbiamo andare a consegnare. Poi torniamo qui e facciamo l'offerta a Lanzo. Muovete, muovete, che sono fatte 7:30 già, se no quelli se ne vanno, zio. Siamo in ritardo. E mo a trovarla la via qua. Per tornare. No, ma finalmente, meno male che sono qua vicino, Vocetti, eh. Salve. Dove stai? Dove sta questo? Dove sta? Oh, oh zio. Beh, ah, eccolo qua. Salve, lei è... Luis Torres. Luis Torres... Trene voleva, no? Vai a te. Arrivederci. Andiamo da quest'altra. Dove sta? Dove sta? Su. Su. Non c'è. Eccolo qua. Vai, Lara. No, Laura. Laura ne voleva due. Scusa, eh. Beh. Laura ne voleva due. Le avevo fatte tutte, perché non c'ho più niente? Yes, goodies. Ma che cazzo? Dobbiamo tornare a casa per Pia. Il tutto? Ma se avevo fatto tutto prima? Che è successo? Vabbè, andiamo a farla così, che te devo dire, andiamo a rifare tutto. Ragazzi miei, mi dispiace, dovete aspettare 2 secondi. Non ci posso fare niente. Avevo fatto tutto, ma non mi ha segnato niente. Non so per quale motivo. Va bene così. Allora. 2, aggiungi. 2, aggiungi. Ah, tutti e 2 ne vogliono, meno male. Solamente l'altro ne voleva 3. Aggiungi 4. A posto. Andiamo. Mi dispiace, ma stavo impegnato a parlare con Lanzo per altri affari, quindi non ho guardato l'orario. Poi questo si stanca subito. Mette 2 secoli e mezzo per camminare ogni volta. Va bene così. Allora andiamo di qua. Laura, scusa il ritardo, ma ho avuto un po' da fare, come tu puoi sapere. Con questi affari c'è sempre da fare. Arrivederci. Stock up on supply, produce more dope if you need to, plan your strategy. When you decide that you're ready, find a bed to sleep over to the morning. Nights are also the perfect time for smuggling. Scusa per il ritardo anche a te, ciao. But we'll get to that part later. Ma che c'è? Sempre lui?
Lei, l'altro, vai. Conferma. Ne manca un altro. Dove sta questo? Chi è un raghettatore questo che vuole la roba, no? E lei? E lui, anzi, Carlos. Vai. Abbiamo aggiustato tutti? Bene così. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Anche se in ritardo, la merce è stata consegnata. Quindi ora io volevo andare a vedere un attimo da Lanzo. Poi che significa? Vendi l'ambra. Ambra non ne tengo, la zia, che te devo vendere? Scusa, il raghettatore com'è che sta là? Ah, ma io sono tornato tramite sta strada. E quindi, draghettatore, sai che ti dico? Non vengo più da qua. Me ne vo' di là, allora. E facciamo la seconda strada. Così almeno non paghiamo ogni volta. Visto, visto, bene, bene. Bene che sono tornato da qua, benissimo. Così sappiamo dove dobbiamo andare per passare da una parte all'altra senza pagare sempre 50 a quello. Al signor Caronte. Ma quasi fa sera. Va bene così. Accendiamo le luci, se non si vede niente. E andiamo da Lanzo. Vediamo che dice. Salve. Eccime. Lanzo. Well, what do you need? All right. Got it. Posto. Quindi che dobbiamo fare? Vedere. Oh my god, I almost forgot about that shit of an office. That's why I preferred to stay in the bunker. Anyway, go out there and earn some money so you can move to a normal place of your own. Okay now, that's your basic operations. Here you can check the status of your territories, your wealth, your street cred, and much more useful information. This place will come in handy. Ah, quindi possiamo controllare tutto. Possiamo anche personalizzare. Ah, hai visto? Qui possiamo aumentare tutto, va bene. Lasciamo tutto standard. Mi è premuto per dormire. Tanto è sera. E quindi mo capiamo come fare a fargli fare l'offerta a quest'altro. Salve. Ciao, ciao, ciao. C'è la segretaria? E la segretaria? Andiamo da qua, vediamo. Tutta sta strada ogni volta che devi fa. È un casino. Quindi mo dovevamo andare in barca da quest'altro, no? Raghettatore non lo usiamo. Ricordiamoci. Lo possiamo usare qualche volta se non vogliamo fare tutto il giro, tipo. O se andiamo di fretta. O se no facciamo i giri normali. E ce ne andiamo. In questo caso facciamo il giro. E passiamo a piedi. Da isola a isola.
Luis Torres. Sono le 8. Programma da mezzogiorno, vai. 5. Che grammi vuole lui? Bene. Allora. Ma l'unica cosa che è da capire è per Ellen qui l'ambra li dobbiamo portare. Se non l'abbiamo. Intanto per ora vado a casa a fare sto pacchetto e poi vediamo di capista Ellen. Non vedo niente. Ambra qua non ne vedo io. In giro. Quindi, boh. Dobbiamo capirla sta cosa. Quindi qua andiamo a casa. Facciamo il nostro pacchetto nel bunker e poi a mezzogiorno abbiamo la consegna. Ciclo giorno notte, va bene. Rimuovi tabacco, biscotto. Qua ci fa fa niente? No. Vabbè, questa pure ha bisogno. Vabbè, tutti bisogna avere. Vai, mezzogiorno, te. Vai, te pure, vai, tutti a mezzogiorno, vai. Andiamo. Questi se la fanno fuori in men che si dica. La roba che li portiamo. Allora. Abbiamo da fare. E. Vediamo. 255. Allora. 2. 5 5 vai. Aspetta che ne abbiamo un'altra. 4 sempre a mezzogiorno. 4 vai così e portiamocelo addosso. Qui invece come siamo messi? Ok. Qua. Ok. Qui invece. Che facciamo? Crea. Vai. Allora. Carlos 2. Due anche a te. Vai. Allora fatemi un attimo capire. Ah, la situazione è qua. Semi d'indica. Un altro messaggio no. Vendi l'ambra Helen. Vabbè, l'ambra Helen non ce l'ho, quindi. Non mi ero pescato adesso, dobbiamo andare a trovare prima l'ambra. So, how's it going? Awesome. See you later. Ciao Marcus, ciao. Ci vediamo più tardi.
Mo fammi capire, no? Destambra, questo che è? Salve? No, non mi aspetto nessuno qua, bene. Allora, andiamo. Adios, amigo. Adios. Abbiamo capito e vedete trova stambra. Dove sta? Eccola qua. Prendi. Allora, abbiamo capito che l'ambra la possiamo pigliare qua. Vendi. A posto. A tener más material. Estoy seguro. Bene così. Mo aspettiamo le 12. Consegniamo la merce. E basta così. Poi dobbiamo capire con Lanzo che fare. Che è successo? Puff Moretti. Che c'ha? Sta magna cosa, il nulla? Ambra, vedi. Proviamo sempre in giro l'ambra a questo punto. Là conviene sempre guardare spiagge tutte. Ogni volta. Qui non credo ci sia più ambra. Ma va bene così. E già che abbiamo trovato un'altra ambra te la vendo. Qua c'è un'altra ancora. Beh, ce n'è abbastanza ambra in giro. Almeno qui nella prima zona ce n'è. Ma che andiamo avanti con i livelli, con il gioco e con tutto, non so se diminuisce la probabilità di trovarla, ma non credo. C'è altra ambra in giro? Direi di no. Per ora. Vendiamo tutto. Bene così. Bueno, lastima. Adios. Contanti. Abbiamo $46,000. 46,000 48,000. E consegne abbiamo da fare, dai. Andiamo a consegnare tutto. Salve Carlos, lui ne voleva due. Bene, arrivederci. Arrivederci. Questo sicuro sta giù. E infatti eccolo qui. Mi sono fatto male. Lui ne voleva 5. Grazie, arrivederci. Salve cara, lei ne vuole due. Alle. Eccoti qua. Ne
Le mucche fanno... Allora. Quest'altra. Ciao. 5 anche te. Vabbè, confermiamo. Quest'altro. Ma io non so, non mi sono fatte tutti i pacchetti giusti, no? Perché cazzo? Non escono, non si sa. Vabbè. Dove sta questo? Dove sta? Non è quello. Salve. Questo ne voleva 4. La zia deve andartela a fa. Mi dispiace, devi aspettare un attimo. Quindi aspetta 2 secondi, devo andare a farle tutto qua. Quattro quindi ne mancano, no? Va benissimo, andiamo a fare 4 grammi a quest'altra. Ho sbagliato i conti prima o non so, ragazzi. Lì a dare. Andiamo. Mi sono spaccato l'osso e va bene così. Però andiamo di fretta, bene ancora. Precisi. Ma mo la vita si è alzata sola? No, no, non credo, dato che lì l'infermiera mi diceva di andare quando non sto bene. Eccoci. Ok, you're here. Great. See ya. Arrivederci. E andiamo dall'infermiera, raga, un attimo, ci sistemiamo così già che vediamo quanto c'è via. E poi ci lasciamo. Allora, sì, perché vedo che qui non risale in automatico. Quindi per forza di cose devi andare a medicarti. O magari mangiando e bevendo qualcosa può essere anche che pian piano la vita ti aumenta. Però dato che per ora non abbiamo niente di ste cose, andiamo direttamente qui dalla dottoressa. Vediamo quanto ci viene, già che con la scusa se conviene. E poi cerchiamo di non farci più male o cerchiamo di capire se c'è qualche altro metodo per far sì di curarsi senza andare qui in pronto soccorso. Salve. My health has a price. 7000. Basta quando vuelva a tener más material. Estoy segura de que encontraré. Mego yo. 7000. Va bene. Ragazzi, che dire? Io termino qui.
Per poter salvare tutti i clienti devi trovarti in sicurezza. Va bene, torno a casa e salvo e me ne esco. E spero che il video vi sia piaciuto. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.